Ci troviamo alla Piazza del Vino, noto ristorante fiorentino, e c'è con noi Luigi Seracca Guerrieri in rappresentanza dell'azienda Castello Monaci. Buonasera Luigi. Ciao Claudia. Ci racconti qualcosa della storia di questa azienda? Certo, beh, è un'azienda storica nel territorio, tutto nasce da un insediamento monastico nella fine del 400 e poi si comincia a produrre vino già nella seconda metà dell'800 quando un gruppo di francesi occupa il monastero e lo trasforma in uno chateau, lo converte in uno chateau francese. E poi arriva la mia famiglia, mio nonno nel 1905 e quindi nasce la storia di Castello Monaci che ormai è ultracentenaria. Qual è la filosofia che sta alla base della vostra produzione? La filosofia è la territorialità, la massima attenzione all'utilizzo nel modo giusto dei nostri vitigni, del primitivo, del negramaro, della malvasia nera di Lecce, della verdeca, utilizzata secondo la tradizione dei nostri padri. E l'importanza del territorio si vede anche dall'attenzione alla sostenibilità che voi avete in tutte le fasi della vostra produzione. Come si traduce questa sostenibilità? Certo, si traduce innanzitutto in campo con la massima attenzione ai trattamenti, si traduce all'attenzione all'ambiente, all'attenzione all'utilizzo delle energie che usiamo per la nostra produzione. Si può notare anche in un bosco di 17 ettari che viene utilizzato come polmone verde per l'azienda. Abbiamo anche fatto una linea dedicata soltanto alla sostenibilità che si chiama Mirus. Un vino che è molto rappresentativo della vostra azienda, della vostra storia, della filosofia è il Primitivo Artas. Ci descrivi questo vino? Certo, è un primitivo del Salento che viene caratterizzato da un splendido aroma di frutta matura, di ciliegia sotto spirito. In bocca è molto pieno, ma al contempo molto elegante, e il finale ha le tipiche morbidezze del primitivo che tutti abbiamo imparato ad amare. Grazie Luigi. Grazie a te.